cuore e una sterminata mole di occasioni da rete non bastano per riassaporare il gusto della vittoria. Due volte in vantaggio, altrettante volte raggiunto, il Città di Mascalucia impatta 2-2 col Terme Vigliatore. Ai biancazzurri nulla si può rimproverare, ad eccezione di due disattenzioni che gli ospiti hanno capitalizzato a pieno. Mascalucia camaleontico, quello che Maurizio Anastasi presenta nell'undici iniziale di questo match della decima giornata. Complici gli infortuni di Spartà, Porto e Orofino e con Palma, Rosano e Gianni Di Mauro a mezzo servizio, spazio ai terzini Riccardo Ciantia e Carlo Cannarozzo. Cristiano Florio a metà campo con Manuel Mazzarino, conferme per tutti gli altri. Dalla catena di sinistra la prima opportunità per i biancazzurri. Cannarozzo per Tenerelli, spazio per il cross, Suriano alza troppo il colpo di testa, traversa sfiorata, sarà la prima di una innumerevole serie di opportunità di marca locale. Minuto 16, Suriano, punizione raso terra, respinge la difesa delle Terme Benivegna dal retrovie, apertura larghissima per Cannarozzo, controllo di petto, finta, diagonale sul secondo palo, Tenerelli è l'uomo giusto al momento giusto e sblocca il risultato, l'ariete biancazzurro, 1-0 per il Mascalucia. Rivediamo questo triangolo chiuso a rete da Mirko Tenerelli. Il tutto da far spellare le mani dagli applausi al pubblico del Bonaiuto Somma. Lascia il campo l'assist man Cannarozzo, va dentro Gianni Di Mauro, subito un cambio da parte di Anastasi. Macina palloni, iniziativa il Mascalucia nei 16 metri avversari, rimessa lunga di Tenerelli, sponda di Florio per Suriano, tutto di sinistro, tutto perfetto, non il tiro che finisce alle stelle, occasione colossale per raddoppiare. Attenzione alla mezz'ora, ammonito Danilo Maugeri, decisione inspiegabile e piuttosto discutibile da parte dell'arbitro Orlandi di Siracusa. Il fallo su Caggigi al limite dell'area è inesistente. Terme impalpabile dall'alto della sua ambiziosa posizione di classifica, una punizione di Danna senza pretese e lo specchio della partita degli ospiti. Idem per Ricciardello poco dopo. Anastasi però richiama all'attenzione i suoi, i pericoli sono sempre dietro l'angolo. Maugeri, lungo lancio, respinto corto, Suriano lascia a Florio l'incarico di impostare, poi si fa servire, sponda per Tenerelli, conclusione violenta col mancino, fuori. Ancora una rimessa di Tenerelli, stavolta da destra, allontana parzialmente la difesa del Terme, irrompe Ciccio Galiano, spazio per concludere, traversa sfiorata. È un assedio, ma senza la precisione, il gol rimane una chimera e queste occasioni peseranno molto sul prosieguo del match. Qui un'entrata irruenta di Gianni Di Mauro, viene ammonito, stavolta giusta la decisione di Orlandi di estrarre il cartellino giallo. Primo minuto della ripresa, corner di Danna in corna genovese, pareggio del Terme Vigliatore. Non esente da colpe la difesa, la traiettoria del pallone andava fermata prima di attraversare lo specchio della porta e terminare con precisione chirurgica sulla testa del numero 10 ospite che approfitta di un mancato intervento di Suriano. 1-1 è tutto da rifare per il Mascalucia e allora riparte l'assedio, guardate che deliziose giocate di prima degli etnei, combinazioni tra centrocampisti e attaccanti, alla fine ancora un sinistro di Tenerelli centrale, respinge Foti, poi Suriano di testa, telefonato. Il gol è nell'aria, genio Tenerelli, dai e vai con la suola per Galiano, verticale per Gianni Di Mauro che va sul fondo, millimetrico l'assist per Mircone Tenerelli, monumentale il tiro che stavolta si tramuta in un gol straordinario per esecuzione, rapidità e coralità di gioco. Ampiamente meritato il nuovo vantaggio per 2-1, Mascalucia in cattedra, siamo al settimo minuto della ripresa, rivediamo alla rallenti il gol del 2-1 che riporta in quota il Mascalucia, il Terme è stordito. Anastasi applaude i suoi e opera un cambio, fuori una punta, Suriano dentro un centrocampista, Andrea Di Mauro.
il quale però verrà dirottato di lì a poco al centro della difesa, perché tre minuti dopo il gol Maugeri entra, secondo il direttore di gara, in maniera non ortodossa su Genovese. È il secondo giallo per il centrale di retroguardia del Masca Lucia, e qui purtroppo le immagini non ci aiutano molto nella dinamica delle azioni. Ci fidiamo della decisione di un incerto a tratti arbitro Orlandi, ma la sostanza è che il Masca Lucia rimane in 10 più di mezz'ora alla fine, un momento topico della gara, e viene puntualmente punito il team biancazzurro da Genovese, che raccoglie il suggerimento sullo stretto del compagno di reparto Cagigi e salva i gialli da un nubifragio che rimane tale solo sulla carta. E il terzo assedio inizia anche con l'uomo in meno. Scuto vede Tenerelli dalla distanza, cavalcata e sinistro, stavolta indirizzato nell'angolo basso. Foti è un altro dei salvatori di giornata del Terme per il Masca Lucia, solo calcio d'angolo. E dal corner va a vuoto Florio di testa, altra occasione che sfuma. Tenerelli attaccato alle spalle, difende palla, scarica sulla corrente Scuto, suggerimento a sinistra per il generosissimo Gianni Di Mauro, che si ferma però all'ultimo ostacolo. Null'altro poteva fare che cercare un compagno per il tapin, ma la corrente non c'è. Scuto si beve tra avversari, irresistibile, funambolico, cerca spazio quasi dal fondo, ubriacanti le sue finte, il tiro deciso sbatte sul muro, in questo caso è il piede destro del portiere avversario, la porta è stregata. Ospiti vivi solo in contropiede nei 5 minuti finali, Genovese in orizzontale per Danna, che vede Triolo, si invola a sinistra, ha di fronte Benivegna, il resto lo giudicate voi. Noi ci limitiamo a dire che qualora ci fosse stato fallo sarebbe stato abbondantemente fuori dall'area di rigore. Inutili le proteste per un rigore che non c'è. Orlandi stempera gli animi, piuttosto surriscaldati in un finale rovente al buon aiuto Somma, e finisce 2-2. Questo è il risultato finale tra Masca Lucia e il Terme Vigliatore, un punto e tanto di rammarico per i padroni di casa, a cui però non si può rimproverare nulla. Il Terme ringrazia e si mantiene a galla nelle zone nobili della classifica. Ha giocato il Masca Lucia più bello della tua gestione? Però c'è stato da fare i conti con un giocatore del Terme Vigliatore che si chiama Genovese, che le uniche due palle sfruttabili le ha messe dentro. Sì, vabbè, sono giocatori che da molti anni giocano queste cose, quindi sanno come mosse, però fino al primo momento non hanno fatto nulla. Io da un mese si può dire ormai che sono qui, adesso incominciamo un po' a capirci con i ragazzi. Oggi non posso fare altro che elogiarli, perché e sin dal primo minuto abbiamo fatto una grande partita, secondo il mio avviso, anche perché già il primo tempo dovevamo chiudere la partita sul 2-3-0. Non ci siamo riusciti e siamo passati lo stesso in vantaggio, poi abbiamo preso subito un gol su un calcio d'angolo, e questa è una cosa da rivedere, perché alcune volte prendiamo spesso gol su palle inattive e non va bene. Per il resto poi siamo riusciti a fare il 2-1, grande prestazione, direi, a mio avviso, di Tenerelli. Ho visto un Tenerelli come non ho mai visto, ma di tutti, vorrei parlare di Flori, di un ragazzino 2000, Ciantia, ma di tutti, di coloro, perché sono i più piccoli, che lui perché ha fatto gol, ma poi tutti, dall'attacco, chi stava in panchina. Poi il 2-2, dopo l'espulsione, non puoi regalare un uomo a questa squadra che secondo me, per quanto ha fatto, è il secondo in classifica, però voglio dire, sembra una squadra, come hai detto tu, che ha delle individualità importanti, e quindi regalando un uomo, anche se poi sul 2-2 in 10 uomini abbiamo avuto due occasioni per chiudere la partita. L'espulsione di Maugeri come l'hai vista? Ma non l'ho vista, ho visto c'è stato un retropassaggio, lui voleva anticiparlo e gli ha preso il piede, e in quell'occasione bisogna gestire meglio la palla, perché quando sei pressato meglio è giocare in avanti, in verticale, che giocarla dietro con l'uomo vicino. Ciantia e Cannarozzo sono state delle novità, insomma ci hanno sorpreso tutti alla vigilia della formazione, e anche Florio dall'inizio. Sì, perché? Sì. Perché li ho visti bene in settimana, perché ho tanti giocatori ed è giusto che l'allenatore in settimana vede chi sta meglio, e ho ritenuto mettere in campo. Poi Cannarozzo è uscito dopo 20 minuti. Perché, motivo di questa sostituzione?
perché ho visto che stava andando un po' in difficoltà, perché lui nasce come attaccante e quindi l'ho visto che ho messo Giannini, perché Giannini Mauro, come voi ben sapete, è 2 settimane che non si allena, quindi non volevo rischiare dall'inizio. Poi dopo gioco forza, ovviamente. Noi ci siamo in campo sempre per vincere, quindi questo è poco, come se adesso ci rimettiamo una trotta al lavoro. E niente, come detto, sì, l'individualità, ma io vorrei sottolineare il gruppo oggi. Come sapete, anche Cannerozzo che è uscito, però ha messo la palla del primo gol, quindi voglio dire bravo anche lui, ma bravi tutti oggi, dal direttore sportivo a tutti. E questo ci fa capire anche che tu disponi di validissime alternative, perché ricordiamo che mancava Porto, c'era Palma in panchina, Gianni Mauro ha iniziato dalla panchina, Orofino, mancava Rufino, esattamente, sì, hai valide alternative. Però valide alternative, chi viene chiamato in campo oggi ha risposto presente. Sì, probabilmente se fossimo stati più cinici avremmo portato i 3 punti a casa. Purtroppo, per come si è messa la partita, alla fine il punto ci sta. E abbiamo preso 2 gol, uno su una dormita, un calcio d'angolo, difesa schierata, ovviamente abbiamo preso il gol, potevamo evitarlo. Il secondo è stato un po' fortuito, si è ritrovato là. Lui è un grande attaccante, genovese, lo sappiamo, il capocannoniere del campionato. Fatto gol, non sbaglia mai. Quando riguarda noi, abbiamo iniziato benissimo, potevamo chiudere la partita in diverse occasioni, anch'io ho avuto una clamorosa occasione, ho fatto tutto bene, la conclusione purtroppo si è alzata e niente. Se avessi fatto il 2-0 probabilmente avremmo portato a termine la partita con una vittoria. La vittoria è solo rimandata a questo punto, possiamo dire. Sì, dobbiamo solo migliorare in alcune cose, cioè in tante cose, però in particolare in determinate cose che poi ne parleremo allo spogliatoio fra noi, ma per il resto se continuiamo così possiamo veramente divertirci. Per quanto riguarda le alternative, ne abbiamo molte, siamo completi sotto questo punto di vista. Mister Maurizio Anastasi è un allenatore preparato, lo sappiamo, da tanto tempo ha fatto queste categorie, ha giocato in professionismo e sì, ha tantissime alternative. Per esempio io sono un centrocampista, mi adatto a sinistra e lui l'ha visto fin da subito, senza problemi. Io quando mi chiamo in causa per qualsiasi cosa ci sono sempre, come d'altronde anche i miei compagni di squadra. Infatti oggi si è visto con diverse assenze, non abbiamo sofferto, comunque non si è notato. Quindi è una cosa positiva questa.